creava con questo getto d'acqua la situazione del ghiaccio. E adesso i 5 per la specialità più rapida, più veloce dello short track. Marc Gagnon, ecco, diciamo con il senno di adesso, non con il senno di poi. In questa finale ci sono atleti che poi saranno impegnati nella finale della staffetta, e questo può anche andare a vantaggio Italia per una stanchezza un po' superiore per Rusty Smith, che sarà con la squadra americana nella finale della staffetta, per Marc Gagnon, che sarà con la squadra canadese, come del resto Jonathan Guilmet. Stesso discorso per Kai Feng, il cinese. Ricordo allora alle 4:47, lo so che tardi e notte siete stanchi, ma se avete tenuto fino adesso potete tenere ancora, perché il dulcis in fundo, il veleno nella coda di questa serata potrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente nella finale dei 5000 metri, prima una finale B, quindi tanto per riuscire a tenere ancora la concentrazione, e poi la finale A con quattro squadre, Italia, Cina, Stati Uniti e Canada. 75% di medaglia, ma poi 4 anni fa andò come andò, con una scorrettezza allora dei cinesi sugli azzurri non sanzionata. E guarda caso allora il capo arbitro era questo stesso australiano, James Fuish. Corsi e ricorsi che piacciono e non piacciono. Anche però nel 94, nei 1000 metri, fu squalifica contro Orazio Fagone per doppia partenza falsa, e Orazio Fagone e la squadra poi andarono a vincere la medaglia d'oro. Allora c'è da dire che la squalifica di Fagone era motivata, c'erano gli estremi per la squalifica, stavolta chi se li sia inventati, chi lo sa. Rusty Smith chiamato a viva voce, l'eroe non è più allora Apollo Anton Ono, ma per i 16.000 del Ice Center, che dopo la fine dei giochi olimpici tornerà a chiamarsi ufficialmente Delta Center, è Rusty Drew Smith. Jonathan Guilmet, sono due canadesi per questa finale a 5. Sator Terao, che aveva subito una squalifica a sua volta misteriosissima nella semifinale dei 1000 metri, gara di apertura del programma degli uomini, dove ci fu poi la vittoria di Stephen Bradbury, australiano, dopo che tutti caddero, alcuni di questi tirati giù da una scorrettezza assolutamente non vista di Apollo Antonov. In 5 per 3 medaglie con Marc Gagnon dalla corda, 26 anni per il formidabile canadese. Poi Rusty Smith, americano, Kai Feng, cinese, Jonathan Guilmet, canadese, Satoru Terao, Giappone, parte in testa subito l'americano, Rusty Smith, poi Marc Gagnon, Canada, poi il terzo posto è per Kai Feng, il cinese, poi c'è Jonathan Guilmet, il canadese, il quinto posto è per Satoru Terao. Davanti allora c'è Rusty Smith, tutti in piedi, Rusty Smith, poi c'è Marc Gagnon, perde terreno il giapponese, ma poi riesce a tornare sotto. Due giri alla fine, qualcosa meno, con Rusty Smith che fa corsa di testa come fece Mirko Wierman, stessa distanza nel 94, poi perse per un soffio da Ji Hun Chai, che qui è, lavora per la televisione sudcoreana. Passa Marc Gagnon, Marc Gagnon incredibile, vicino alla medaglia d'oro, e Jonathan Guilmet la medaglia d'argento, doppietta Canada, il terzo posto per Rusty Smith, che si applaude. Grande gara di Rusty Smith, che ha osato forse troppo, nel finale hanno potuto approfittare del lavoro fatto da altri, i due canadesi, che avvicinano il primato del mondo e anche il primato olimpico. 41:80 è il tempo, 41:5:14 di un altro canadese, il primato del mondo Jeffrey Scholten, qui assente. Marc Gagnon incredibilmente alla medaglia d'oro, la medaglia d'argento incredibilmente, ma un po' meno forse Jonathan Guilmet, hanno fatto cose straordinarie. Gagnon nelle sue distanze, quelle un po' più lunghe, aveva un pochino penato, aveva potuto approfittare della squalifica di Kim Dong-sung, il sudcoreano, per salire sul podio con il terzo posto. Jonathan Guilmet con la seconda piazza, la medaglia d'argento, la vittoria è andata a Marc Gagnon, applaudito, salutato dal pubblico che sta agitando, quello di fede canadese, le bandiere bianco-rosse con la mitica foglia d'acero nel mezzo, e lacrime per questo ragazzo che mai aveva vinto oro individuale ai giochi olimpici, ne aveva vinti di staffetta, aveva vinto un mare di titoli mondiali individuali e di staffetta, ma non titoli olimpici. Per tutti e due questi capelli diventati biondissimi, quasi come auspicio che è andato a buon fine, l'auspicio è andato meno a buon fine dal punto di vista del colore dei capelli, il gold, il colore dorato per Jonathan Guilmet, che ha conquistato solo, scusate se poco, la medaglia d'argento. Non so se con Elisabetta Caporale ci sia qualcuno o ci sia motivo e modo di commentare. Rusty Smith contento, felice comunque della sua medaglia di bronzo. Ecco i tempi,
il record olimpico per Marc Gagnon a 41.802, poco importa, qui importava per l'oro. Secondo posto per l'altro canadese, questo l'abbraccio, Jonathan Gilmet, 41.994. Medaglia di bronzo per l'americano Rusty Smith, 42.027. Quindi anche come tempi c'eravamo anche per un possibile inserimento di Nicola Franceschina, ma stiamo facendo Fanta Short Track. Poi Kai Feng e Sator Terau, quindi in questo caso, pur con tempi eccellenti, gli asiatici hanno dovuto cedere le medaglie. Prima il cinese, quarto, Kai Feng, e poi il giapponese Satoru Terao con il quinto posto. Ecco il momento del sorpasso di Marc Gagnon. Tra poco sul breve rettilineo finale riesce a divincolarsi bene e a tenere un'ottima coordinazione l'altro canadese Jonathan Gilmet, tanto da sorpassare l'americano Rusty Drew Smith. Curva stretta, tiene posizione, traccia e coordinazione. Oro, argento, doppietta per i canadesi, terzo posto per l'americano. Elisabetta Caporale. Sì, sono qui sempre con Marta Capurso, che non è che si è commossa, però era quasi commossa per Marc Gagnon, che lei conosce molto bene e che merita questa vittoria, quest'oro individuale importante. Sì, guarda, sono felicissima perché se l'è meritato. Lui prima di questa Olimpiade aveva quasi intenzione di smettere, perché lui era abituato chiaramente essere un gran campione, ha vinto tanti mondiali, però non era mai riuscito a coronare questo sogno di vincere le Olimpiadi, e sono veramente felice per lui perché se lo merita, e insomma poi in questa che non è la sua distanza è stato bravissimo, e quindi sono felice, spero di potergli fare i complimenti perché veramente è stato bravo e mi ha fatto quasi commuovere. Adesso lo proviamo a cercare. Marc Gagnon per sentirlo. Tatticamente sbaglia quasi mai. Bisogna dire che in questo tipo di gara tatticamente è stato favorito, avvantaggiato, lui che è pronto a saltare sul treno in corsa il più veloce, dalla condotta di Rusty Smith, che comunque è solito partire in questa maniera. Sempre voi. Sì, guarda.